Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Finalmente registro un video che mi avete richiesto in tantissimo, ossia cosa c'è nel mio iPhone 6S rosa. Vi ho fatto vedere nel video haul scorso che ho acquistato qui in America il nuovo iPhone 6S, l'hanno fatto nella tonalità gold rose, rose gold o meglio, che è una novità, e fra pochissimo arriverà anche in Italia, quindi ne ho approfittato per insomma farvi vedere, farvelo un po' vedere in anteprima e poi farvi vedere anche cosa c'è all'interno. In questo video voglio spiegarvi prima come l'ho acquistato, perché sapete che acquistare i telefonini in gli iPhone in America può essere un po' complicato, perché c'è il problema che quando arrivi in Italia potrebbe non funzionare eccetera, quindi vi spiegherò come l'ho acquistato perché potrebbe essere utile, ho pensato, a qualcuno che vuole acquistare un iPhone negli Stati Uniti per risparmiare, e poi vi farò vedere in velocità le applicazioni che ho nel telefono, ma soprattutto un'applicazione fantastica che utilizzo per modificare le foto che metto su Instagram. Se volete acquistare un telefono negli Stati Uniti, la cosa più semplice che potete fare è andare in un Apple Store e acquistarlo tutto, insomma, di botto, diciamo, SIM free, cosa vuol dire? Che non lo acquistate affiliato, diciamo, a nessun operatore telefonico, ma acquistate semplicemente il telefono SIM free, e quando tornate in Italia ci mettete dentro la SIM Vodafone, la SIM Team e così via. Io non potevo farlo perché, essendo appena uscito qui in America, per ora l'iPhone 6S si può acquistare semplicemente solamente affiliato ad un operatore telefonico. Qui c'è Verizon, c'è AT&T, c'è T-Mobile e così via. L'unico operatore telefonico che mi avrebbe garantito, cioè insomma che mi ha garantito che il mio telefono funzionerà anche in Italia, è T-Mobile. Quindi cosa ho fatto? Sono andata in un Apple Store, ho acquistato l'iPhone 6S da 64 GB, questo è da 64 GB, lo potete trovare da 16, da 64 e da 128 GB. Insomma, sono andata in un Apple Store, l'ho acquistato, affiliato a T-Mobile, quindi dentro c'era una SIM vergine, una SIM nuova T-Mobile. Dopo sono andata nel negozio T-Mobile, ho attivato un piano telefonico che rinnovo ogni mese per i mesi che sto qui, e T-Mobile è l'unico operatore che dopo 2 mesi che utilizzi il telefono te lo sblocca e ti permette di utilizzarlo anche in Italia. Le novità di questo iPhone sono principalmente il fatto che hanno potenziato tantissimo la videocamera e la fotocamera, sia interna che esterna, ma la grande novità, loro la chiamano the only thing that's changed is everything o qualcosa del genere, praticamente hanno introdotto il 3D Touch, che è un nuovo touchscreen più intelligente che, a seconda della pressione che voi utilizzate nel telefonino, cambia insomma quello che il telefonino vi fa fare. Per esempio, se cliccate sulla mail potete cliccare direttamente e finire nella casella email, oppure cliccarci facendo una maggiore pressione e vi consentirà di fare e vedere determinate cose, solo le mail in entrata, in uscita e così via. Per quanto riguarda la cover, l'ho acquistata da Claire's e volevo una cover dorata qua che mi permettesse però di vedere comunque in rosa del telefonino. E ragazzi, adesso vi faccio vedere brevemente che applicazioni ho inserito all'interno del cellulare e poi l'applicazione principale che voglio farvi vedere per modificare le foto che metto su Instagram. Questa è la home page del mio iPhone. Nella prima riga ho posizionato il calendario, quindi niente di speciale, il meteo che mi serve per appunto guardare il meteo di Rockford ogni giorno, qui fa molto freddo quindi controllo sempre la temperatura, qui c'è mappe che è molto utile, il nostro navigatore, e mentre qui invece c'è l'orologio, anche qui nulla di che. Nella seconda riga invece ho posizionato altre applicazioni che mi sono molto utili, il promemoria e le note, uno vicino all'altro, le note le utilizzo per scrivere qualche idea che ho per il mio canale YouTube, per memorizzare qualche appunto e così via, mentre di fianco ho posizionato i messaggi e iTunes Store. Nella terza riga invece ho posizionato l'Apple Store, che è dove posso scaricare tutte le mie applicazioni, e poi di fianco ho scaricato Word Reference, che è un'applicazione fatta benissimo, l'applicazione appunto per cellulare di Word Reference, che consulto ogni 2 secondi perché mi permette appunto di vedere insomma tutte le parole sia in italiano che in inglese di cui voglio la traduzione. Quindi se non ce l'avete, cercate una buona applicazione per imparare qualche parola d'inglese, vi consiglio assolutamente Word Reference. D'altra parte c'ho ovviamente le impostazioni, nulla di particolare, e poi invece la cartella dove posiziono i video. Nella riga ancora sotto invece ho tutto quello che riguarda le foto, quindi la fotocamera dell'iPhone, insomma, è qualcosa di insomma molto molto buono, ha una risoluzione fantastica, e anche per fare i selfie, per esempio adesso voi vedrete la fotocamera, ma insomma per fare selfie
è perfetta. Di fianco invece c'ho le foto, quindi questa è una foto che ho scattato poco fa, che ero appena andata dalla parrucchiera, e qui c'ho l'applicazione, è l'unica applicazione che utilizzo per modificare le foto, ve la faccio vedere in un attimo. Qui ovviamente c'ho Instagram, che è il social network mio preferito, che utilizzo di più, e sotto invece ho posizionato altri social, ovviamente Facebook, Messenger di Facebook, WhatsApp e l'applicazione di YouTube, mentre sotto ancora per ora ho posizionato semplicemente altre due applicazioni che consulto molto molto di frequente, ovvero WeHeartIt, in cui posso trovare tante ispirazioni, tante foto davvero carine che posso anche scaricare e utilizzare come sfondo del mio cellulare. E dopodiché ho Shazam, famosissima, che mi consente di capire qual è il titolo di una canzone che sto ascoltando alla radio, in macchina oppure in un negozio. Sono applicazioni gratuite, mi basta cliccare qui, adesso non troverà nulla perché non c'è nessuna musica, sono solo io che parlo. Ascolta per qualche secondo e poi vi compare la schermata che vi indica il nome della canzone. Qui in basso c'ho semplicemente il telefono, Safari, cioè internet, la mail, anche questa che mi serve tantissimo per consultare tutte le mail che mi arrivano, e poi dall'altra parte invece c'è musica che per ora non utilizzo granché. Nella seconda schermata invece ho raggruppato applicazioni che utilizzo un po' di meno. Nella prima linea ho messo questo gruppo, insomma, di applicazioni che erano già installate nell'iPhone e che non utilizzo, almeno per ora non utilizzo, e poi qui c'è un'altra cartella di applicazioni extra, anche queste però Apple Watch, bussola, insomma, che per ora non mi servono. Ho posizionato poi di fianco la calcolatrice e iTunes. Nella seconda riga invece ho Game Center, iMovie e Reward Style, che è un'applicazione che mi consente di mettere dei link particolari nelle mie foto su Instagram, di cui magari vi parlerò a breve in qualche video. Mentre nell'ultima linea invece ho Dropbox, che è utilissima per passare tutti i file che voglio dal computer al cellulare. Il convertitore, perché qui non hanno i gradi degree, cioè non hanno i gradi Celsius, scusate, ma hanno i gradi Fahrenheit, e quindi mi serve tantissimo per capire ogni giorno quanti gradi sono. Skype, e poi questa è un'applicazione che ho scaricato da poco per cantare al karaoke e devo ancora capire bene come funziona, si chiama semplicemente Sing. Andiamo invece a vedere quella che è l'applicazione che voglio parlarvi maggiormente in questo What's in My Phone, che è in realtà la cosa principale di cui che vi voglio far vedere, è questa applicazione per modificare le foto che si chiama Facetune. Io da quando utilizzo questa applicazione non ho più bisogno di nessun'altra applicazione. È un'applicazione che va benissimo, sia con l'Android sia con iOS, quindi sia che abbiate un Samsung o qualsiasi altra marca, che abbiate un iPhone potete scaricarla. L'unica cosa che non è gratuita, ma costa all'incirca 3 euro, ma io vi consiglio assolutamente di scaricarla, perché sono 3 euro spesi benissimo. Da quando l'ho acquistata, vi ripeto, non uso nessun altro tipo di programma, nessun altro tipo di applicazione che modifica le foto. Allora, vi faccio vedere subito come funziona. Aprite una foto, insomma la foto che volete, per esempio vi apro questo selfie che ho fatto poco fa. Questa applicazione vi permette innanzitutto di sbiancare per esempio i denti, se volete renderli un po' più chiari, basta semplicemente che trascinate il dito nella parte che volete sbiancare, poi potete cancellare l'effetto se per caso non vi piace. Vi permette poi di levigare la pelle, quindi potete passare sopra con le dita per levigare la vostra pelle, quindi insomma, se vedete che ogni tanto nelle foto la pelle è un po' più perfetta del solito, è perché ogni tanto mi servo appunto di questa applicazione. Ma la cosa che più mi piace di questa applicazione è che permette di enfatizzare i dettagli. Per esempio, se volete enfatizzare dei colori o i dettagli di qualche maglioncino che volete postare, di qualche outfit, vi basterà cliccare su dettagli, passare semplicemente sopra con il dito che cosa volete insomma fare risaltare, e la foto risulterà molto più nitida, molto più definita. E un'altra cosa che mi piace moltissimo, che mi consente di fare questa applicazione, è quello di sfocare lo sfondo per dare più un effetto di profondità alla foto. Io per esempio posso sfocare lo sfondo della macchina, qui ero in macchina, quindi sfoco lo sfondo attorno a me.
Ovviamente poi potete da qui direttamente condividerla sui social, su Instagram e così via. Avete poi la possibilità di ritagliarla se volete diminuire oppure insomma diminuire la grandezza della foto, e inoltre ci sono dei filtri davvero bellissimi, vi dà la possibilità di cambiare la luce della foto, quindi potete rendere la foto più chiara insomma secondo i vostri gusti, e soprattutto vi dà la possibilità di scegliere tra tantissimi filtri. Io per esempio di solito, insomma, ogni tanto quando utilizzo qualche filtro mi piace utilizzare questo filtro qui che è Zafir, che mi piace tantissimo il tipo di luce che insomma che fa, il tipo di effetto, ma veramente ci sono tantissimi filtri tra cui potete scegliere, avete l'imbarazzo della scelta. E appunto poi una volta che ho modificato la foto come voglio, la salvo, potete salvarla così com'è direttamente nel vostro telefonino, oppure potete caricarla, uploadarla direttamente su Instagram, cosa che faccio spesso. Insomma, una volta che ho scaricato questa applicazione davvero non ho più bisogno di fare altro, al massimo su Instagram la raddrizzo oppure aggiungo un po' di nitidezza, ma veramente poco altro. Una volta che avete questa, ragazzi, siete a posto. Insomma, questo era tutto quello che c'era dentro il mio telefono. Come avete visto, nulla di particolare, però in tantissime me lo chiedevate e ne ho approfittato di farlo adesso, visto che ho anche insomma il cellulare nuovo, e soprattutto volevo farvi vedere appunto l'applicazione di Facetune e farvela conoscere, perché è qualcosa secondo me di fenomenale. Insomma, vi consiglio assolutamente di scaricarla, e spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e vi sia stato insomma un pochino utile. Lasciatemi un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciatemi anche un commentino qui sotto. Un bacione, ciao.